Cominciamo, siete seduto, permettete. Ah no, no, che fortunata combinazione. Vabbè, vabbè. Scusate, cavalieri, siete qui per mangiare? No, mi sono venuto a fare la barba. Gigi Reder. Nato il 25 novembre 1928 a Genova e scomparso il 8 ottobre 1998 a Roma, è stato un attore italiano molto noto per la sua versatilità e il suo talento nel mondo dello spettacolo. Allora vuole fare la coppa? No, la coppa no! Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo, okay. Io le ho preparato anche il testo. Okay. Non c'è che da leggere, adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Reder ha avuto una carriera variegata, che ha spaziato dal teatro al cinema e alla televisione. È stato particolarmente famoso per la sua interpretazione nel ruolo di Nino Patrovita, meglio conosciuto come Il Marsigliese, nella serie televisiva italiana La Piovra. Questa serie, trasmessa negli anni 80 e 90, ha ottenuto un enorme successo internazionale, contribuendo a rendere Reder una figura celebre anche al di fuori dei confini italiani. Eccoci! Boccio! Vai! Tuttavia, il grande pubblico ricorda Gigi Reder soprattutto per il suo ruolo nel film comico italiano Amici miei del 1975, diretto da Mario Monicelli. Tuttavia, il grande pubblico ricorda Gigi Reder soprattutto per il suo ruolo nel film comico italiano Amici miei del 1975, diretto da Mario Monicelli. Reder interpretava il personaggio di Liberi. Tuttavia, il grande pubblico ricorda Gigi Reder soprattutto per il suo ruolo nel film comico italiano Amici miei del 1975, diretto da Mario Monicelli. Reder interpretava il personaggio di Liberi, un individuo stravagante e divertente, facente parte di un gruppo di amici che si ritrovano per scherzi e avventure. È stato a Milano per incontrarlo. Chissà come sarà dispiaciuto l'onorevole quando lo saprà. Sì? Vabbè, gli telefonerò da Milano. No, lasci stare, signorina. Buongiorno. Buongiorno. La sua carriera comprende anche altri ruoli significativi, sia nel cinema che nella televisione italiana, contribuendo alla sua fama come attore versatile e amato dal pubblico. Questi si fanno un governo e non se lo votano. E questi sono contro quelli e poi ci vanno insieme. E si fanno la terza posizione. E questi stanno alla finestra. Oh, gli unici con un po' di buonsenso mi sembrano i socialdemocratici. Da un anno a questa parte sono cambiati. Hanno il coraggio di scegliere e parlano a viso aperto. La sua scomparsa nel 1998 ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano, ma il suo contributo e le sue interpretazioni memorabili lo rendono ancora oggi un'icona nel panorama cinematografico e televisivo del paese.
cortesia, voltogliela la mano. Mi scusi, ma mi tira. E siccome ci tira, ho metto la mano sulla gamba a me. Lo so, ma a lei, scusi, non tira. Che significa? Ognuno sa i fatti suoi. Ma deve capire che a me quando tira proprio non ragiono più, non capisco più niente. Sapesse che nottata che ho fatto passare a quella povera donna di mia moglie. Tutta la notte sveglia, tutta la notte. E poi sono passata a mia suocera. Sì, poveretta, si è sacrificata per la figlia. Tutta la notte sveglia fino alle 6, poi che vuole l'età, lei capisce, è crollata. Poveraccia. Io lo sono passata alla cameriera. Pure? Sì. Lei non conosce vergogna. Poi non ne ho potuto fare a meno. Sono uscito e sono andato ai giardinetti. Anche? Che vuole là finalmente. Hai voglia? Ah, mi sono sfogato, mi deve credere, ne ho fatte di tutti i colori proprio. È bella resistente lei, cioè. Poi che vuole? Il freddo, le capisce, il freddo. Giustamente. Allora sono dovuto rientrare. Per forza. Per fortuna ho incontrato il portiere, gentilissima persona, molto gentile, per la verità, comprensivo. Mi ha portato in casa sua. E là che vuole il calduccio della guardiola, insomma, qualche buona parola. Ho trovato qualche attimo di sollievo. Capisco. Adesso ho capito tutto. Lei è venuto, immagino, per il marito della titolare, vero? Generalmente mi fa tutto lui. Ma se c'è lei? È lo stesso, ogni tanto, per provare un'emozione diversa. Spiritosa, un'emozione diversa. Ma noi, sa, siamo molto amici, molto. Anzi, addirittura io dirò che siamo addirittura parenti, perché si prepara che è uno zio onorevole di mia moglie e zio anche di lui, insomma. No, capito, sì. È tutta una cosa in famiglia, diciamo, un giro. Sì. Vuoi vedere che sua moglie lavorava qua? No, non proprio qua, no, in un altro studio. Similare, però, sì. Ho capito. È stata proprio mia moglie che mi ha accompagnato qua stamattina. Sua moglie? Sì. Che sua moglie la porta direttamente qua. No, io non potevo guidare, le ho detto, mi tirava. E allora... quella sa che ormai, stando... Sì, capisco. Sì. Beh, noi siamo molto amici, io mi servo molto spesso di loro. Vedrò che anche mio figlio, ho portato anche mio figlio. Sì, un figlio. Sì, 8 anni, ne aveva proprio bisogno, poverino. Scusi, ma proprio una schifezza di famiglia, non ti offenda, no, perché... un bambino di 8 anni. No, no, lei, poveraccio, ne aveva bisogno perché stava combinato male. Gli hanno fatto un bel lavoro, sì, però. Sì. Gli hanno applicato una macchinetta. Sì. Lui aveva un'arcata debole, insomma, per far capirla a lei, come la... Non aveva spinta. Ho capito. Cioè, è un po' come il padre, diciamo. Sì, beh, quelle sono cose ereditarie. Quando non si ha spinta dalla nascita, è inutile. Bisogna provvedere in tempo. Se no, poi alla fine già non c'è la spinta. Poi giardinetti, cose... Che? Mia, ma fa brutto, sembra una bestia. Ci tira, Ma scusi, perché ogni volta che ci tira le guardi in bacio a me? Niente, perché è una cosa insopportabile. È come un fuoco che brucia dentro. Mi deve credere. Ti affermo che ci do una statuetta in bronzo, ci do, sa? Volevo dire, mi deve credere. Alle volte mi viene la voglia proprio di strappormelo via con le mani. Addirittura? Sì. Uno strappo, un ultimo guizzo di dolore e poi la pace.